Si è chiusa con il successo previsto la quinta edizione della manifestazione di tiro storico tenutasi nel poligono di tiro di Valle Duppo, in località Nasego di Lodrino. Appassionati di tale disciplina sono giunti in Alta Valtrompia da varie località del nord Italia e si sono cimentati nelle quattro posizioni di tiro storico indicate nella manualistica di inizio Novecento, utilizzando bersagli differenti da quelli solitamente usati nelle gare tradizionali. Nella rassegna erano previsti tiri storici di ex ordinanza, di precisione, al gong e avvicinamento al tiro con aria compressa. Non sono mancati gruppi di rievocazione storica appartenenti ad associazioni finalizzate a promuovere gli aspetti culturali. Andrea Cuoghi di Modena. Noi siamo un'associazione di rievocazione storica che rappresenta l'ottavo reggimento di fanteria inglese del 1776. E siamo qua invitati da un nostro amico a questa manifestazione di tiro storico alla quale abbiamo partecipato. Ho fatto il tiro storico con scariche di fucileria con i nostri fucili ad avancarica. Io sono solo un addetto alle cucine, sono un fante semplice. Siamo completamente autonomi, abbiamo le tende. Le armi usate un tempo per la difesa nazionale sono oggi bellissimi esemplari da collezione. L'iniziativa è stata promossa da numerose aziende locali costruttrici di armi, dalla regione, dalla provincia, dal consorzio Armaioli Italiani e i comuni di Casto e Lodrino. Il ricavato della manifestazione sarà utilizzato per la realizzazione della nuova sede del Museo della Guerra Bianca in Adamello.